proseguiamo il lavoro. Ciao amici, ciao amiche, siamo arrivate sempre al lavoro su gambe e glutei. Ok, siamo dalla stazione in ginocchio. Ok, proseguiamo. Allora, posizioniamoci, mi taglio la testa, ma non c'è verso di starci tutta, ok? Posizioniamo la gamba a sinistra. Allora, vediamo se non voglio soffrire più di tanto. Mettetevi anche voi un supportino per il ginocchio, un cuscinetto, qualche cosa. Allora, posiziono la gamba sinistra avanti, la gamba destra resta giù a terra con vedete, le dita rovesciate dietro. Ginocchio sinistro in linea con l'anca sinistra, tengo la mano destra contro il ginocchio e vado a creare una tensione isometrica, non c'è alcun movimento, creo solo un po' di tensione e mantengo 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sentite attivarsi l'interno della coscia e adesso eseguiamo dall'altra parte sull'esterno, spingo e lavoro sull'esterno 1, 2, 3, 4, 5. Questo lo facciamo per sentire, sensibilizzare, in modo tale che adesso, anche senza le pressioni, cerchiate di tenere la gamba e la coscia bella solida. Mi sollevo di pochi centimetri e tieni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Faticosissimo. Avete visto che anch'io proprio traballavo. Allora, ginocchio sinistro in appoggio, gamba destra avanti, posizione della mano sinistra contro il ginocchio, premo per 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio sull'esterno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, adesso mantieni solida e forte la coscia, sollevati, resta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù, fantastico. Ora, senza il supporto, perché andiamo in dinamica. Gamba sinistra avanti, mi sollevo, appoggio, cambio e scendo. Quindi 1, 2 sono in piedi, 3 gamba sinistra dietro, 4 gamba destra dietro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, forza, ancora 1 e poi cambieremo gamba. 1, 2, 3, 4, parte la destra, destra avanti, sinistra sono in piedi, destra dietro e giù. Siamo a 2, oh là là, forza, 3, 4, forza, 5, ok, benissimo, ne eseguiamo semplicemente uno per metterci in piedi. Da in piedi eseguiamo per rinforzare un pochino il tricipite, apro bene le dita dei piedi, pianto bene i piedi a terra ed eseguo 20 rapide spinte dei talloni verso l'alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, resta su 10, 9, al massimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alterno una passeggiatina sul posto. Con il tallone sfioro solo il pavimento, non mi accascio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e piano scendo. Molto bene. Camminate un pochino, respirate profondamente e ripetetemi questa serie. Siete contenti? Almeno due volte, anche tre se ve la sentite, perché qua si lavora un po' sull'intensità e quindi diciamo che la resa estetica poi è anche un pochino più evidente. Iscrivetevi se non vi siete iscritti ancora, condividete con chi volete e ci vediamo con il prossimo video. A prestissimo, ciao!